Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovo incontro di Tempo di Storia. Quest'oggi analizzeremo in un primo video, che però farà parte di un ciclo di tre incontri, il personaggio storico di Pericle. Siamo in compagnia, come poi anche del resto nei due incontri che seguiranno, siamo in compagnia della professoressa Cinzia Bearzot, che insegna storia greca presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove è appunto professoressa ordinaria. Quest'oggi, in questo primo video, in questo primo incontro, affronteremo un po' quello che è il contesto storico in cui si viene a trovare il personaggio politico di Pericle, di cui analizzeremo poi in incontri successivi anche diciamo, i suoi provvedimenti in ambito di politica interna e in ambito di politica estera. Ecco, detto questo, professoressa, lascerei direttamente a lei la parola. Per la sua, diciamo, per il suo intervento sul contesto storico, in cui viene a trovarsi Pericle. Buonasera. Grazie. La politica di Pericle va inquadrata nel cinquantennio che va dalla fine delle guerre persiane, 478 a.C., e l'inizio della guerra del Peloponneso, 431. Questo periodo viene chiamato da noi moderni Pentecontetia, una parolona che vuol dire periodo di 50 anni. Lo scontro tra greci e persiani, a cui fine dà inizio a questo periodo, era stato determinato dalla cosiddetta questione dei greci d'Asia. Di cosa si tratta? Le grandi città d'Asia Minore, Efeso, Mileto, Alicarnasso, si erano trovate dopo il 546 a.C., che è l'anno della conquista della Lidia da parte di Ciro il Grande, si erano trovate nel territorio controllato dal re di Persia. Avevano tentato di liberarsi dal giogo persiano nella rivolta ionica del 499-494, un tentativo fallito, chiamata rivolta ionica perché Ioni era anche il nome dei greci d'Asia. Con questa rivolta si era aperto un conflitto che si era espresso nella prima guerra persiana, che fu di fatto una spedizione punitiva voluta dal re Dario I contro Atene che aveva aiutato i ribelli. E poi nella seconda guerra persiana, che invece è una vera e propria guerra di conquista, no? Voluta dal figlio e successore di Dario, Serse. Quando il re Serse, alla fine della seconda guerra persiana, viene ricacciato nei territori asiatici, il problema dei greci d'Asia rimane aperto. Continuare la guerra per difenderli oppure abbandonarli al loro destino. L'egemone dei greci in questo momento, cioè la città più importante, era Sparta. Sparta si mostrò subito indisponibile a continuare questa guerra e del resto aveva già rifiutato ai greci d'Asia l'aiuto per la rivolta ionica. Come mai questo rifiuto? Perché Sparta aveva molta difficoltà ad impegnarsi a lungo lontano dal Peloponneso. Aveva problemi di controllo del territorio, perché i popoli del Peloponneso, che erano stati sottomessi dagli Spartani, non apprezzavano tutti, no, questo rapporto con Sparta, e anche dei problemi interni, perché come è noto, i residenti nella regione di cui Sparta era il capoluogo, la Laconia, erano parte piuttosto significativa numericamente i loti, cioè persone ridotte in stato di servitù. Erano numericamente molto superiori ai cittadini di pieno diritto, quelli che venivano chiamati spartiati, e quindi le ribellioni erano sempre in agguato. E questo spinge Sparta a allontanarsi meno che può dal suo territorio. Questo però naturalmente mette in crisi la sua egemonia, perché la sua indisponibilità di intervenire, diciamo, lontano da casa, ovviamente la rendeva un egemone non affidabile. Viceversa, Atene si mostra molto disponibile a continuare questa guerra e i greci d'Asia le offrono l'egemonia per
che non riconoscono più agli Spartani. E nasce così quella che noi chiamiamo la Lega degli Oattica, cioè una lega navale che divenne per Atene uno straordinario strumento di potenza. Con questa lega Atene continuò la guerra contro la Persia, con vicende alterne, fino al 449, che è l'anno della cosiddetta pace di Callia. Dico cosiddetta perché sull'esistenza e sulla data di questa pace c'è molta discussione tra gli studiosi moderni. Allora, in questi decenni l'equilibrio della Grecia viene fatto dipendere da una sorta di bipolarismo, cioè Atene e Sparta decidono di dividersi le sfere di influenza, mare e continente, evitando, se possibile, di entrare in contrasto tra loro. Il sistema è efficace perché corrispondeva alla natura delle due potenze. Una navale, l'altra terrestre. Sparta aveva il migliore esercito di terra della Grecia di allora. Questo sistema c'è qualche momento di crisi, di difficoltà, però questi momenti non portano allo scontro globale fra i due blocchi, piuttosto determinano situazioni di guerra fredda fra Atene e Sparta, una serie di guerre locali che impegnano molto le due potenze, ma senza arrivare allo scontro totale. Questo scontro si arriverà poi nel 431, dopo che dal 435 in poi gli avvenimenti precipiteranno verso la guerra. E lo storico di questa guerra è, come noto, l'ateniese Tucidide, che ne fu protagonista e testimone oculare. Allora, Tucidide considerava, o perlomeno dichiara di considerare, inevitabile questo scontro. Egli afferma che durante il cinquantennio di cui stiamo parlando, la potenza ateniese crebbe costantemente e ne derivò agli Spartani un timore che, secondo Tucidide, era il motivo più vero della guerra. Egli scrive, primo libro, capitolo 118, che in quegli anni gli ateniesi resero più saldo il loro dominio, giunsero a una grande potenza, mentre gli Spartani, pur accorgendosene, non vi si opposero, se non per poco, e per la maggior parte del tempo se ne stavano tranquilli, finché la potenza degli ateniesi crebbe chiaramente e si rivolse contro la loro stessa alleanza. Quindi un'interpretazione molto chiara. Su questo timore di Sparta si può discutere, perché Tucidide stesso in realtà ci dà una serie di informazioni per capire che dietro Sparta c'è in realtà Corinto, la sua grande alleata peloponnesiaca, potenza commerciale e navale, che era assai più infastidita dalla potenza di Atene di quanto non ne fosse Sparta stessa. Ecco, questo è un po' lo sfondo su cui si colloca la cosiddetta età di Pericle, che va grosso modo dal 461 a.C. al 429. Come vedremo, la prima fase della carriera di Pericle è piuttosto oscura per noi, mentre sono più chiari gli ultimi 15 anni in cui abbiamo informazioni maggiori. Ma prima di procedere, bene dire che l'attività di Pericle va inserita in un percorso di sviluppo democratico, ecco, che è bene ricordare. La nascita della democrazia in Grecia, o meglio ad Atene, segue un lungo percorso. Parte dalla fine del VI secolo con il legislatore Solone, passa attraverso la tirannide di Pisistrato e arriva fino alla riforma di Clistene. Qui siamo alla fine del VI secolo, quindi qui si sta seguendo una storia proprio secolare. Durante questo periodo, a causa degli interventi di questi riformatori, si sviluppa un demos, no? Secondo quel che dicevano gli antichi, cioè un popolo, una fascia della popolazione costituita da piccoli contadini, artigiani e commercianti,
molto consapevole di sé e sempre più interessata alla partecipazione politica, che prima era riservata agli aristocratici. Il percorso si conclude nel 462-1, dico 462-1 perché l'anno ateniese cominciava in luglio e quindi interferisce un po' con la nostra datazione di anno giuliano. Si conclude con la riforma di Efialte, questo esponente del Partito Democratico, che ridusse le competenze di un consiglio che esisteva da Atene da tempo immemorabile, si chiamava Consiglio dell'Areopago, che aveva competenze in origine giudiziarie, ma che in seguito si erano ampliate nel tempo e avevano invaso anche l'aspetto politico. Aristotele ci dice che l'Areopago era un freno allo sviluppo democratico. Efialte ridusse le sue competenze e le ridistribuì agli organismi democratici. Ora vediamo di che si tratta. Efialte morì assassinato, probabilmente in un complotto oligarchico, subito dopo la sua riforma, e questo spianò la strada a Pericle come leader della fazione democratica. Allora, come dicevo, vale la pena di dire qualcosa di molto breve sulle strutture della democrazia, che risalgono in parte a Clistene, in parte al periodo intermedio tra Clistene e Pericle, ma che con Pericle soltanto arrivarono ad una situazione di democrazia reale. Allora, quali responsabilità aveva il cittadino ateniese in contesto democratico? Doveva rivestire le magistrature, partecipare al processo decisionale in assemblea, esercitare il potere giudiziario. Erodoto nel terzo libro, capitolo 80, definisce le caratteristiche del governo democratico e mette in evidenza alcuni principi: la sovranità popolare, l'uguaglianza e soprattutto la partecipazione. Partecipazione che si esprimeva come? Si esprimeva per esempio nella possibilità di sottoporre i magistrati a rendiconto alla fine del loro mandato. Si esprimeva nella messa in comune di ogni decisione. Si esprimeva nel sorteggio delle magistrature. Scrive Erodoto, le cariche sono sorteggiate, le magistrature soggette a rendiconto, tutte le decisioni sono messe in comune e questo per lui è la democrazia in sintesi. Non vorrei fermarmi su tutti i particolari, però vorrei parlare un momento della questione del sorteggio. Il sorteggio costituiva per i democratici una delle garanzie più significative, ma è stato oggetto da parte di antichi e moderni di forti contestazioni, in quanto considerata espressione di indifferenza di fronte al merito e alla competenza, e quindi ispirata a criteri demagogici. Ecco, in realtà la democrazia non ignorava affatto una prospettiva di tipo meritocratico. Esisteva ancora, era stato mantenuto il sistema di designazione per elezione, per le cariche militari e per le cariche tecniche, per esempio i tesorieri. Però per tutte le altre magistrature che non richiedevano competenze tecniche particolari, si riteneva che il cittadino fosse qualificato alla partecipazione dalla sua stessa qualità di polites, una prospettiva che ovviamente non era condivisa da tutti. L'organo principale della democrazia ateniese era l'Assemblea Popolare, formata da tutti i cittadini di età superiore ai 20 anni. Preciso che l'Assemblea era presente con vari nomi anche in città che non erano affatto democratiche. Anche a Sparta c'è un'Assemblea. Quindi il problema non è l'esistenza di un'Assemblea, ma sono le sue competenze. E quello che è caratteristico della democrazia ateniese è che il cittadino può non solo votare le proposte, dire sì o no, ma può discuterle, no? Quindi ha libertà di parola di fronte alla gestione dello Stato. L'Assemblea spartana, per esempio, non aveva affatto questo diritto di discussione, poteva solo dire sì o no alle proposte che le venivano presentate.
L'assemblea era coadiuvata da un consiglio distretto, il consiglio dei 500, veniva chiamato anche boulé, che vuol dire consiglio in greco, che era costituito appunto da 500 cittadini di età superiore ai 30 anni, sorteggiati, e aveva il compito di preparare i lavori assembleari e anche una serie di competenze amministrative e giudiziarie. A parte l'età, 20 anni per l'assemblea, 30 per il consiglio, la sua composizione era simile a quella dell'assemblea e questo ovviamente garantiva una efficace collaborazione tra i due organismi. Aggiungo solo due parole sul Tribunale Popolare, che era costituito da 6.000 giudici sorteggiati annualmente fra tutti i cittadini, che operava diviso in corti più ristrette, presiedute dagli arconti. Gli arconti erano in origine i massimi magistrati di Atene, avevano poi perso importanza rispetto agli strateghi, ma avevano mantenuto competenze giudiziarie, no? Tra cui questa, la presidenza delle corti giudiziarie. All'esercizio di questa attività giudiziaria gli ateniesi tenevano in modo particolare. Basta vedere le commedie di Aristofane, no? Aristofane non perde occasione di deridere la passione dei cittadini per i processi. Ma a parte questo, gli ateniesi prestavano molto attenzione all'esercizio dell'attività giudiziaria perché ritenevano che fosse una delle massime espressioni della partecipazione democratica, forse la massima espressione. E torniamo allora a Pericle, perché fu lui a portare a compimento il processo che parte da Solone e arriva appunto a Pericle medesimo. Fu lui a rendere concretamente possibile l'accesso alla partecipazione politica a tutti i liberi maschi adulti, senza discriminazioni economiche e sociali. E lo fece attraverso la retribuzione delle cariche pubbliche, il cosiddetto mizzos, su cui tra poco torneremo. Non era scontato che fosse così, cioè che si ritenesse importante che tutti i liberi maschi adulti partecipassero al governo e che si rimuovessero le difficoltà che avrebbero impedito loro di farlo. Anzi, vi erano città in Grecia in cui, per esempio, il fatto di non possedere terra o il fatto di esercitare una professione di tipo artigianale o commerciale inibiva l'accesso al governo, no? Al governo partecipano solo i proprietari terrieri, più o meno grandi, no? Grandi o piccoli proprietari. L'accesso a tutti i liberi maschi adulti va valorizzato come un'acquisizione straordinaria per l'epoca. Un grande studioso americano scomparso da poco gli chiese dai suoi studenti di spiegare come mai nel V secolo a.C. si fosse affermata la democrazia ad Atene, rispondeva: è un miracolo, cioè non sono in grado di spiegarlo. Quindi consideriamo questo aspetto. Quindi non bisogna insistere sui limiti della democrazia. È antistorico, per esempio, dire che Atene sì era democratica, ma non concedeva l'accesso al potere politico alle donne, agli stranieri e agli schiavi. Bisogna ragionare in senso storico. Allora l'accesso al potere politico alle donne non risale troppo indietro nel tempo. Il problema degli stranieri e degli schiavi che erano comunque stranieri è un problema ancora ben presente con cui ci scontriamo. Quindi attenzione a non giudicare negativamente la democrazia ateniese su questa base, meglio valorizzarne l'importanza. Atene, peraltro, era anzi celebre per accogliere volentieri gli stranieri. Nella tragedia greca Atene ha proprio questa immagine, no? Di città che accoglie volentieri gli stranieri che hanno bisogno di aiuto. Altre sono in realtà le vere contraddizioni della democrazia ateniese e su questo torneremo